nuovo appuntamento del TG di Eco. Apriamo con la situazione maltempo nel nord-est Italia, violente grandinate, rimaste ferite 110 persone in Veneto. Ce ne parla Alessia Conte. Un'ondata di maltempo ha colpito il nord-est dell'Italia, una violenta grandinata ha interessato il Veneto. Sono piovuti chicchi di grandine, grandi come palline da tennis. Il presidente della regione, Luca Zaia, ha reso noto che 110 persone sono rimaste ferite a causa di grandine caduta e vetri rotti. I vigili del fuoco sono stati impegnati con centinaia di richieste di intervento per i violenti temporali di acqua, grandine e vento, che hanno interessato gran parte della regione. Ringrazio ancora una volta i soccorritori e i tecnici che sono intervenuti nell'immediatezza degli eventi e che continuano in queste ore nelle opere di ripristino e censimento dei danni, ha dichiarato il governatore. E sul clima, Angelo Bonelli, proposta di legge per reato di negazionismo climatico. Ascoltiamolo. In queste ore palle da grandine sono cadute in Veneto e in Trentino, sono oltre 100 i feriti, abeti divelti, qui c'è un caldo che 40 gradi, siccità, desertificazione nel sud. Eppure che cosa sta accadendo? Accade che i negazionisti fanno più danni della grandine, del caldo, della siccità e dell'alluvione messa insieme. Ecco perché presento una proposta di legge per introdurre il reato di negazionismo climatico, perché chi fa più danni di grandine e caldo messa insieme non può danneggiare il futuro del nostro paese. E spero che si apra un dibattito per il bene del nostro paese. Proseguiamo con la cronaca. Escursionista precipita e muore sul Monviso davanti alla figlia di 17 anni. I dettagli con Marco Spartà. Tragedia all'alba di questa mattina al passo delle Sagnette, nel versante sud del Monviso, in provincia di Cuneo. Un escursionista di 50 anni, di nazionalità tedesca, ha perso la vita dopo essere precipitato sulle rocce per alcune decine di metri. Ad assistere alla scena, la figlia di 17 anni che ha lanciato l'allarme. Subito sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del soccorso alpino ed i sanitari del 118 a bordo di un'eliambulanza. Purtroppo al loro arrivo per il cinquantenne era ormai troppo tardi. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne la morte, fatali le lesioni riportate nella caduta. La salma è stata poi recuperata e trasferita a Crisolo. Illesa ma sotto shock la 17enne, che è stata poi trasportata al rifugio Quintino Sella. Proprio qui la vittima aveva trascorso la notte insieme alla moglie e alla figlia. La famiglia era arrivata in Piemonte per qualche giorno di vacanza. Il Ministero dell'Ambiente ha trasmesso la proposta di Piano Nazionale Integrato per Energia e Clima alla Commissione dell'Unione Europea. Il servizio. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha formalmente inviato alla Commissione europea la proposta di aggiornamento del PNIEC, Piano Nazionale Integrato Energia e Clima. Il PNIEC italiano fissa gli obiettivi nazionali al 2030 su efficienza energetica, fonti rinnovabili e riduzione delle emissioni di CO2, come anche quelli in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell'energia e competitività, sviluppo e mobilità sostenibile. Il tragitto indicato dal PNIEC permette al 2030 di raggiungere quasi tutti i target comunitari su ambiente e clima, superando in alcuni casi gli obiettivi prefissi. La proposta di piano, ora al vaglio degli organismi comunitari, sarà oggetto nei prossimi mesi di confronto con il Parlamento e le regioni, oltre che del procedimento di valutazione ambientale strategica. L'approvazione del testo definitivo dovrà concludersi entro giugno 2024. E per oggi è tutto, siamo in chiusura. Per ulteriori informazioni vi ricordiamo che potete continuare a seguirci sulle nostre pagine social o sul nostro sito internet www.eco.it. Grazie per essere stati con noi e un buon proseguimento di serata.